Amici Valeria e Davide in tour. Cosa vedere a Napoli in 3 giorni? Se siete in viaggio a Napoli e avete a disposizione 3 giorni per visitare Napoli, nei prossimi giorni vi mostreremo alcuni itinerari da poter fare. Partiamo dal giorno 1. Andiamo. Amici, adesso ci troviamo qui in via Toledo. Vi consigliamo di soggiornare in via Toledo perché si trova oltretutto nel centro storico, ma anche a pochi passi dalla metro linea 1. Chiamata metro dell'arte, è una delle metro più belle d'Europa. Oltretutto via Toledo è una strada ricca di negozi, quindi potete fare shopping, mangiare qualcosa, ci sono tantissimi negozi. Vale, diciamolo, qui è possibile mangiare anche una pizza a portafoglio, una sfogliatella, esatto, diciamo, ci sono tanti street food, bar, ristorantini, quindi non avrete difficoltà a trovare posti qualcosa dove da mangiare. Esatto. Cioè adesso ci troviamo qui in Piazza Carità, a pochi passi da via Pigna Secca. Ieri abbiamo fatto un video, abbiamo mostrato il mercato della Pigna Secca. E passiamo Piazza Carità, dobbiamo andare direzione Piazza Dante. Andiamo sempre dritto. Ecco, vi faccio vedere anche dove si entra per il mercato della Pigna Secca. Ecco, questa è via Pigna Secca e questo è il mercato, andate sempre dritto. Ecco, vedete amici? Ecco, noi andiamo sempre dritto di qua, verso Piazza Dante. Continuando su via Toledo, ad un certo punto vi troverete su Spacca Napoli. Da precisare che Spacca Napoli sono una serie di vie. Adesso questa è via Maddaloni e noi dobbiamo passare proprio tra il Palazzo Carafati Maddaloni e il Palazzo Doria d'Angri. Andiamo sempre dritto. Quindi adesso ci troviamo in via Maddaloni. A destra c'è il Palazzo Carafa di Maddaloni, a sinistra il Palazzo Doria d'Angri. Guardate qui, cioè voi passate per Spacca Napoli, vi potete mangiare qualcosa, qualche piatto tipico tradizionale napoletano. Attorno a voi c'è tanto cibo, monumenti, cioè siete travolti tra la cultura e i piatti tipici napoletani. Noi dobbiamo andare sempre dritto. Benvenuti a Spacca Napoli. Ecco, quindi lasciamo via Maddaloni e prendiamo via Domenico Capitelli. Andiamo sempre dritto. Guardate qui che meraviglia, Spacca Napoli. Mamma mia amici, lascio il giudizio a voi, guardate qui. Cioè veramente spettacolare, guardate qui. A Napoli ad ogni angolo spuntano posti dove poter mangiare qualcosa. Esatto. Ci troviamo sempre su via Domenico Capitelli e ecco, arriviamo a Piazza del Gesù. Qui potete visitare la Chiesa del Gesù Nuovo, il complesso monumentale di Santa Chiara. Sono destinazioni che già vi abbiamo mostrato in uno dei video precedenti. Questa è la Chiesa del Gesù Nuovo. Guardate quanto è bella la Chiesa del Gesù Nuovo. Mamma mia amici, guardate bellissimo. Qui spettacolare. Qui è sepolto Giuseppe Moscati, il medico dei poveri. Anche qui abbiamo parlato di questi simboli che si trovano sul bugnato della Chiesa del Gesù Nuovo, che si riprodotti in un certo ordine, viene fuori una melodia. Prossima tappa, complesso monumentale di Santa Chiara. Ora ci troviamo in via Benedetto Croce. Questo è il complesso monumentale di Santa Chiara. Ecco amici, vedete? A fianco alla chiesa di Santa Chiara c'è il chiostro di Santa Chiara, il chiostro maiolicato, molto bello, vi consigliamo di vederlo. Si trova in fondo bello. A destra. Questi sono gli orari del chiostro maiolicato, come potete vedere, dal lunedì fino alla domenica. Amici, è sempre via Benedetto Croce, noi stiamo venendo da Piazza del Gesù, quindi stiamo andando sempre dritto. Grazie. Questa è tutta Spacca Napoli. Anche qui potete fare shopping, perché Spacca Napoli non è soltanto food, ma ci sono anche negozi di abbigliamento. Altri negozi di abbigliamento. Qui sempre su Spacca Napoli, in largo San Domenico, trova la Basilica di San Domenico Maggiore, che è spettacolare, amici, la dovete vedere che è bellissima proprio. Vi consigliamo di svegliarvi presto, quindi sveglia presto, tutti giù per terra. E quindi dovete svegliarvi presto per poter prima vedere tutto. Prima si scende meglio è, perché avete la possibilità di vedere più cose durante la giornata. Esatto, intanto vi faccio vedere questa borsa I Love Napoli, veramente molto bella. All'interno ci sono dei libri, perché noi lavoriamo costantemente per voi. Vale, vuoi dire che cosa c'è dentro a questa borsa? Non lo sveliamo ancora, sono dei libri per un nostro prossimo video. Esatto. Che non vi diciamo ancora, poi lo scoprirete. Adesso stiamo entrando alle spalle della Basilica di San Domenico Maggiore, vi facciamo vedere.
Questa è la Basilica di San Domenico Maggiore, bellissima, amici, guardate, spettacolare. Usciamo dalla Basilica di San Domenico Maggiore, vi ricordiamo che siamo entrati non nell'entrata principale, perché l'entrata principale è dall'altra parte. Ci troviamo sempre qui in Largo San Domenico, amici. Se andate sempre dritto e girate la prima a destra, si trova la Cappella San Severo, dove al suo interno si trova il Cristo Velato. Un'opera importantissima, conosciuta in tutto il mondo. Ecco, amici, la Cappella San Severo si trova in via Francesco De Sanctis, si trova in fondo, vedete quella chiesa. Ma adesso scendiamo, continuiamo il nostro tour e ritorniamo di nuovo su Spacca Napoli. Ho fatto il Vesuvio con i babà, Montesommo, il Vesuvio e tutti i babà attorno. Valeria, qual è il tuo dolce preferito qui a Napoli? Ce ne sono tanti, non lo so. Il mio preferito è la pastiera. Scelta. A me la pastiera. Anche a me la pastiera, il babà, la sfogliatella, tutto. Diciamo tutto. Va bene, allora tutto. Anche se preferisco più salato, però se devo preferire il dolce, no, preferisco, io preferisco la pastiera. Il dolce. Guardate qui che meraviglia, guardate qui. Bellissimo. In via San Biagio dei Librai si trova la statua del dio Nilo. Qui potete mangiare dei buonissimi taralli. Ci fanno anche il cuoppo, vedete, di terra, di mare, alici. Ecco, questa è via San Giacomo dei Librai, come potete vedere noi stiamo venendo da lì giù. E vedete, a sinistra si va a via San Gregorio Armeno. Ecco come sono belli. Che belli. Qua già si respira un'aria natalizia. Qui, amici, su via San Biagio dei Librai si trova questa chiesa, la chiesa di San Nicola a Pistaso. Veramente molto bella, con questo presepe. Guardate qui. Spettacolare, amici, guardate qui. Siamo giunti al termine di via San Biagio dei Librai. Più avanti si trova il quartiere Forcella. Quindi Spacca Napoli termina con il quartiere Forcella. Questa è tutta via Duomo, se andiamo più avanti arriviamo al Duomo di Napoli. Amici, quindi giunti qui, questa è via dei Tribunali, questa è tutta via Duomo, noi stiamo venendo da giù, quindi da Spacca Napoli. Via dei Tribunali è la parallela di Spacca Napoli. Esatto, e se continuate dritto a destra, vedete, in fondo c'è il Duomo di Napoli. Un'altra tappa da non perdere durante il vostro primo giorno a Napoli è sicuramente il Duomo di Napoli, bellissimo. Veramente molto bello, amici. Ecco, amici, questo è il Duomo, ci troviamo all'interno, veramente molto molto bello. E amici, usciti dal Duomo, girate a sinistra e adesso percorriamo via dei Tribunali. Andiamo sempre dritto. Vedete, vi stiamo facendo vedere tutto, come muoversi a Napoli. Se avete a disposizione solamente 3 giorni, quindi abbiamo fatto via Toledo, via dei Tribunali adesso e anche Spacca Napoli. Amici, su via dei Tribunali si trova anche la Basilica di San Lorenzo Maggiore, che pure è molto bella, vale la pena visitarla. Vi facciamo vedere, guardate. Ecco, amici, guardate, bellissima, mamma mia. È immensa. Continuiamo e andiamo sempre dritto, amici, continuiamo. Amici, questa frase vi ricorda qualcosa? L'ho detto, abbiamo detto in un video. Oh babà, è una cosa seria. Un'altra tappa da visitare nel vostro tour di un giorno a Napoli è Napoli Sotterranea, che si trova su via dei Tribunali. Quindi il primo giorno vi consigliamo di vedere sia Spacca Napoli che via dei Tribunali. Esatto, non solo, anche via Toledo. Tra l'altro, amici, da via dei Tribunali si può entrare in via San Gregorio Armeno. Perché via dei Tribunali, come ho detto prima, è la parallela di Spacca Napoli. E quindi in via San Gregorio Armeno si può entrare sia da via dei Tribunali che da via San Biagio dei Librai, che si trova su Spacca Napoli. Un'emozione ogni volta tornare qui e vedere tutti questi presepi. A me piace tantissimo questa strada perché mi fa ricordare il Natale. È vero. Io adoro il Natale. Natale tutti i giorni. Davide, guarda che belli questi tamburelli dipinti a mano, bellissimi. Bellissimi. Con il Vesuvio, il mare, le barche. Bello proprio. Qui potete mangiare un'ottima sfogliatella, veramente buonissima. Amici, vedete? Siamo andati sempre dritto e ci ritroviamo di nuovo su Spacca Napoli. Adesso ritorniamo indietro, su via dei Tribunali. Amici, siamo ritornati di nuovo su via dei Tribunali. Tra l'altro qui
ci sono le capuzzelle. Toccando le capuzzelle porti fortuna. Vedete, qui c'è anche la testa di Pulcinella, si tocca il naso, si dice che porti fortuna. E questa è piazza Luigi Miraglia, quindi siamo usciti da via dei Tribunali e siamo andati sempre dritto e percorriamo via San Pietro a Maiella, passando a fianco al Conservatorio di Napoli. Adesso amici passiamo via Portalba, la via dove ci sono numerosi negozi di libri, che vendono libri, e proseguendo arriveremo a Piazza Dante. Lasciamo Portalba e ci troviamo adesso in Piazza Dante. Amici, siamo giunti a termine del nostro itinerario, ricordiamo il primo giorno. Domani vi mostreremo il secondo giorno e dopodomani il terzo giorno. Esatto. Quindi il primo giorno della vostra visita qui a Napoli si concentra principalmente nel centro storico di Napoli, tra Spacca Napoli e Via dei Tribunali e una parte di Via Toledo. Esatto. Poi domani capirete perché una parte di Via Toledo. Esatto. Ma noi ci vediamo al secondo giorno, o meglio domani. A domani. Ciao, ciao amici. A tutti.